Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù si ritirò verso la zona di Tiro e di Sidone, ed ecco una donna cananea che veniva da quella regione si mise a gridare: «Pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è molto tormentata da un demonio». Ma egli non le rivolse neppure una parola. Allora i suoi discepoli gli si avvicinarono e lo implorarono: «Esaudiscila, perché ci viene dietro gridando». Egli rispose: «Non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele». Ma quella si avvicinò e si prostrò dinanzi a lui dicendo: «Signore, aiutami». Ed egli rispose: «Non è bene prendere il pane dei figli e gettarlo ai cagnolini». «È vero, Signore», disse la donna, «eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni». Allora Gesù le replicò: «Donna, grande è la tua fede, avvenga per te come desideri». E da quell'istante sua figlia fu guarita. Un Vangelo terribile. Una donna che non era certamente di chiesa, diremmo oggi, si avvicina a Gesù riconoscendolo come Messia. E la risposta che le arriva è il silenzio. Il silenzio di Dio di fronte ad una richiesta di aiuto. La perseveranza di questa donna però non la fa indietreggiare, anzi la fa apparire insistente e noiosa, al punto tale da far intervenire i discepoli che dicono a Gesù: «Dalle quello che vuole, ci siamo già stufati». Parrebbe che la situazione sia in fase di sbloccarsi, ma Gesù arriva a dare addirittura della cagna a quella donna. Io non so come avrei reagito. Probabilmente a causa della superbia spirituale dei contemporanei di Gesù, che pensavano che fossero solo gli ebrei i migliori, mi sarebbe forse anche venuto da lodare il Signore per il fatto che era irremovibile nel riconoscere una superiorità della gente di chiesa rispetto agli altri. Gesù ovviamente non voleva offendere nessuno. Il suo atteggiamento paradossale è servito da una parte per mettere in luce la totale fiducia di quella donna lontana. Io e te avremmo avuto la stessa perseveranza o ci saremmo stizziti in modo permaloso? E dall'altra è riuscito a dare uno schiaffo morale a tutti coloro che pensavano che avesse fatto bene a non considerarla degna di essere aiutata. Pensiamo oggi a queste due cose. C'è qualcuno che riteniamo oggi nella nostra società non degno dell'attenzione di Dio? E noi siamo disposti a perseverare nella nostra fede in Lui anche quando sembra che stia in silenzio o addirittura sembra che ci stia trattando male?